Abitiamo a neanche 100 passi dal luogo di Osteria Nuova, dove un gruppo di repubblichini rastrellò, terminò il rastrellamento sulla via Emilia proprio qua, portando a compimento quello che era l'opera di quel reparto tedesco più di 70 anni fa. Il parroco della chiesa di Quaderna fu costretto a scavarsi la fossa a scopo intimidatorio e soltanto un gruppo di partigiani che erano in riunione qua ad Osteria Nuova riuscirono a salvarsi. Due, Bertigino e Carboni Gino, furono catturati e furono fucilati a Finale Emilia. Oggi è il 25 aprile, noi abbiamo la fortuna di abitare qua e a loro dedichiamo questo brano, La Resistenza tutti i giorni, per le nostre vite, per le nostre famiglie, in questo paese. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse perché son proprio tonti che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia per scardinare la pace, per liberare l'Italia. Veniamo giù dai monti a colpi di fucile. Evviva i partigiani, è festa d'aprile! Quando un repubblichino incrocia un germano, alza il braccio destro a saluto romano. Ma se per caso incontra i partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Veniamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile! Ma è già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere sempre e non certo tristi. Hanno capito forse perché son proprio tonti e sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Entriamo giù dai monti a colpi di fucile. Evviva i partigiani, è festa d'aprile!